Allora partiamo subito da questo dato. Dal momento che la US Pistoiese 1921, da quando è tornata tra i professionisti ed era il campionato 2014-2015, aveva vinto solo 12 delle 91 gare in trasferta disputate, ecco che la vittoria di ieri a Crema contro la Pergolettese assume una notevole importanza anche statistica. È la tredicesima su 92 trasferte in 6 campionati, considerando questo appena all'inizio, il che rappresenta il dato di una vittoria ogni 7 trasferte. Non un avvenimento, ma quasi. Importante che con i 2 gol messi a segno da Gucci e con la prova densa di occasioni mostrata allo stadio Voltini, Giuseppe Pancaro abbia in un sol colpo rimesso le cose in ordine dopo la brutta sconfitta interna subita al Melani contro l'Albino Leffe. Sia i padroni di casa, gialloblu della Pergolettese, che gli arancioni erano reduci da 2 sconfitte in campionato. La Pergolettese è tornata tra i professionisti dopo 5 anni con una rosa non molto differente dal torneo di Serie D vinto, dopo un brutto inizio di stagione con 3 sconfitte in 3 gare ufficiali, è corsa ai ripari in settimana ingaggiando difensori Mohamed Colly, 35enne senegalese, e Michele Canini, con vasta esperienza anche in Serie A. Da parte sua anche la Pistoiese ha rafforzato l'organico con gli arrivi in settimana dei difensori Gabriele Ferrarini, un giovane spezzino di 19 anni in prestito annuale dalla Fiorentina, e del difensore centrale di 27 anni Vincenzo Camilleri, proveniente dalla Vibonese, con contratto di 2 anni e quest'ultimo a titolo definitivo. A Giuseppe Voltini di Crema, la Pistoiese è scesa in campo con Pisseri, Camilleri, Terigi, Capellini, Ferrarini, Valiani, Bortoletti, Viti, Stiepovic, Gucci e Falcone. Un buon inizio arancione con un colpo di testa di Gucci su servizio di Falcone, palla bloccata dal portiere Ghidotti. Rispondono i locali gialloblu poco dopo, a seguito di un fallo commesso da Camilleri, con punizione e palla deviata in angolo. Lo stesso Camilleri viene ammonito al sesto. Buona opportunità per l'arancione Falcone al dodicesimo, che si presenta in area al tiro, ma la palla viene bloccata da Ghidotti, portiere della Pergolettese. Al quattordicesimo la Pistoiese ha la migliore opportunità per passare in vantaggio. Su palla d'angolo di Falcone, colpo di testa di Gucci, tocco di mano da parte di Lucenti con conseguente calcio di rigore. Va la battuta a Falcone, ma con un tuffo alla sua sinistra Ghidotti neutralizza il tiro per nulla angolato. Altro giallo, questa volta a carico di Terigi al diciassettesimo, la Pergolettese si fa viva con tiro di Bakayoko, ma Pissari è attento, su tentativo peraltro che era andata a vuoto. E ci sono fasi di gioco ed occasioni alterne, la gara è quindi vivace per gli spettatori. Tiro di Bortoluzzi bloccato da Pissari, colpo di testa di Franchi e palla fuori non molto. L'arancione Stiepovic al 37esimo sbatte a rete con forte battuta e la palla però termina a lato. Il gialloblu Bortoluz sfiora il vantaggio con un colpo di testa che esce di pochissimo al 39esimo, poi una sventola da distanza molto pericolosa. Occasioni quindi a porte alternate. Nel finale di tempo è però la Pistoiese che va vicino al vantaggio e sempre con Gucci, prima con un tiro su palla d'angolo, la palla respinta miracolosamente, poi con un colpo di testa con traiettoria che risulta di poco alta. A riposo quindi sullo 0-0, ma con una Pistoiese energica e convinta che ha sfiorato il gol in più di un'occasione, a parte il rigore fallito. Ma anche i padroni di casa, come abbiamo visto, le occasioni le hanno avute. Si torna in campo con gli arancioni molto determinati. Tiro fuori di Bortoletti al secondo, poi dopo aver abbandonato il campo per infortunio muscolare, Camilleri viene sostituito da D'Ametto. Pistoiese si vede negare dall'arbitro De Tommaso la possibilità della battuta di un secondo calcio di rigore all'undicesimo a seguito di un possibile fallo di mano in area di Bakayoko. Ma al sedicesimo gli arancioni passano in vantaggio, è Ferrarini che mette una bella palla spiovente in area per il colpo di testa vincente di Gucci, un gol che preme la maggiore spinta degli arancioni, palla che picchia sul palo interno alla destra di Ghidotti e poi va in rete. Insistono in avanti gli ospiti, potrebbero chiudere la partita al 20esimo quando Bortoletti, già andato al tiro da fuori area poco prima, si è trovato a tu per tu con il giovane Ghidotti, portiere locale, che con un mezzo miracolo riesce a evitare il raddoppio intervenendo di piede. Si ripete al 24esimo, deviando in angolo una staffilata dal limite. Mister Pancaro effettua al 24esimo un doppio cambio con l'ingresso di Lamas e Spinozzi per Bortoletti e Viti.
un giallo per Lamas alla mezz'ora, poi la Pergolettese cerca tutto per tutto per rimediare il risultato, ma al 35esimo ci pensa il portiere arancione Pisseri a negare la gioia del gol a Russo, salvando il risultato, deviando il suo colpo di testa da un metro e a porta spalancata. Ora gli arancioni sono in affanno e Pancaro effettua altri due cambi, escono Stiepovic e Falcone, entrano Cappelluzzo e Cerretelli. Al 37esimo ancora una parata del portiere arancione Pisseri che devia una sventola alla distanza prima del 2-0 definitivo, messa a segno sempre da Gucci a seguito di una discesa di Ferrarini con palla in aria e a Capelluzzi e da lui a Gucci che batte l'ottimo Ghidotti, in questo caso però poco preciso, con quella smanacciata e in gol Gucci con una bella girata a rete. Un successo esterno. Ci voleva proprio anche per riscattare la battuta d'arresto iniziale contro l'Albino Leffe. Per la Pergolettese si tratta della quarta sconfitta consecutiva in gare ufficiali, sempre col 2-0 al passivo. Il calendario prevede ora per la Pistoiese il ritorno allo Stadio Melani domenica 8 settembre contro il Gozzano alle ore 17.30. La vittoria al Melani in campionato manca, lo ricordiamo, dallo scorso 9 marzo, quando la Pistoiese batté il Cuneo per 1-0.